Stiamo vedendo le immagini della grave alluvione che nel giugno 1957 colpì le vallate alpine piemontesi. Allora non c'erano previsioni meteorologiche attendibili né servizi di allertamento e protezione civile. La popolazione veniva colta di sorpresa e ci si limitava a spalare il fango. Oggi disponiamo invece di sistemi di previsione e monitoraggio molto più evoluti che ci permettono di anticipare gli eventi calamitosi e ridurne i danni. La protezione civile è un sistema complesso fatto di più soggetti, di più organismi che eroga un servizio alle comunità che per una qualche ragione in qualche modo hanno visto questi servizi interrotti da un problema, una criticità, una calamità. Sono uomini e donne del volontariato, delle forze dello Stato, degli apparati delle regioni, dei comuni, delle province che operano nel momento in cui serve a fronte di una calamità naturale, anche solo per la difesa del suolo. Noi facciamo anche molte operazioni di manutenzione del territorio. La Regione Piemonte ha 5 sedi logistiche operative sul territorio regionale, una a Torino, una a Verbania, una a Vercelli, una a Fossano ed una ad Alessandria. Queste sedi contengono materiali e mezzi, quindi risorse strumentali per gli interventi in emergenza, sono attivate e gestite dalla Regione Piemonte con il contributo delle associazioni di volontariato che hanno un rapporto di convenzione con noi. Tutte le 5 sedi sono distanti non più di un paio di chilometri da un casello autostradale che permette di inserirsi in snodi autostradali. Le sedi sono state caratterizzate in modo differente l'una dalle altre, ad esempio le sedi della parte meridionale, Fossano-Alessandria, sono più state indirizzate per un trasporto pesante, quindi di mezzi per trasporti pesanti, mentre le sedi tipo quella di Verbagne più per un soccorso di tipo idrogeologico. Come tutte le regioni di montagna e collina, il Piemonte è da sempre esposto a fenomeni idrogeologici intensi, frane, valanghe, alluvioni, peraltro aggravati da un'eccessiva edificazione del territorio e dai cambiamenti climatici. Il Piemonte è interessato normalmente da fenomeni idraulici e idrogeologici, per cui quelli sono i fenomeni che sono fondamentalmente i più frequenti e sono quelli che danno maggiori problemi al tessuto piemontese. Che chiaramente hanno un loro avvio, un evento sorgente che è dato appunto dalle condizioni meteorologiche particolarmente critiche, che sono continuamente però monitorate attraverso un sistema di allertamento che negli anni la Regione ha messo a punto e che adesso segue attraverso l'attività del proprio centro funzionale decentrato. Ogni comune deve disporre di un piano di protezione civile e dovrebbe informare i propri cittadini sull'ubicazione dei rifugi, dei centri di raccolta sicuri e delle aree a rischio. La prevenzione si attua attraverso un'attività di programmazione molto specifica e strutturata che è la base poi per la prevenzione dei rischi. L'attività programmatoria si basa innanzitutto su un'analisi storica degli eventi del passato. La conoscenza dei fenomeni calamitosi che hanno interessato il territorio regionale è la base essenziale per poter prevenire i rischi legati al verificarsi nuovamente di fenomeni di questo genere. Le grandi piene dei fiumi di pianura, come quella dell'ottobre 2000, interessano territori molto vasti, ma hanno almeno il vantaggio dei lunghi tempi di preavviso. I servizi di monitoraggio sono infatti in grado di prevedere l'arrivo del colmo di piena anche con 24 ore di anticipo, permettendo alla popolazione di prepararsi. Il settore di protezione civile regionale è dotato di un sistema di allertamento che in Piemonte si attua attraverso la collaborazione dell'ARPA Piemonte, l'ente istituzionalmente preposto all'elaborazione delle previsioni meteo e alla definizione dei livelli di criticità degli eventi sul territorio. Qua all'ARPA, presso il centro funzionale, che è la struttura che vedete in questo momento, operano i meteorologi dell'agenzia. Le previsioni meteorologiche vengono formulate quotidianamente, la sala è aperta 365 giorni all'anno.
Per quanto riguarda gli aspetti di protezione civile, fondamentale è la previsione quantitativa delle precipitazioni, cioè la previsione di quanti millimetri di pioggia cadranno su determinate aree del territorio regionale per le prossime 36-48 ore su intervalli temporali di 6 ore. Le comunicazioni, diciamo, tra il centro funzionale e la protezione civile regionale sono molto, molto frequenti, molto cadenzate e molto strutturate. Quindi, diciamo, quotidianamente ci sono diverse interazioni che vanno dal minimo di una telefonata a un briefing in videoconferenza che viene fatto per illustrare comunque la situazione anche quando non ci sono in vista dei codici e quindi delle situazioni di allerta. La protezione civile conferma. Ecco. Dopo un primo avviso di attenzione, siate vigili, informatevi costantemente sull'evoluzione meteorologica e non fidatevi soltanto delle voci, ma ricorrete alle fonti ufficiali e seguite sempre le disposizioni delle autorità preposte alla gestione dell'emergenza. Un esempio di applicazione di questo sistema di allertamento lo possiamo ad esempio individuare nella situazione di Torino, lungo le rive del Po e Murazzi. E il sistema di allertamento permette di individuare con precisione quale sarà l'evoluzione della piena in corso, quindi prevedere anche quale sarà il momento più critico atteso e conseguentemente dare luogo a quelle attività di prevenzione che sono necessarie affinché vengano limitati il più possibile i danni sulle zone di Murazzi. L'emergenza di protezione civile può essere preannunciata oppure può capitare legata ad un evento immediato come una scossa sismica. In caso di evento tipico piemontese solitamente c'è preannuncio, per cui c'è apertura delle sale operative, azioni di monitoraggio e sorveglianza del territorio per prepararsi a prevenire eventuali effetti negativi sul territorio. Nelle zone di montagna il rischio principale deriva dalle colate detritiche. Quando piove molto intensamente, anche per alcuni giorni consecutivi, i terreni si fluidificano e una sorta di lava torrentizia fatta di acqua, fango, detriti rocciosi, alberi e anche grossi massi scivola a valle con grande rapidità ed è estremamente distruttiva in quanto il suo peso specifico è di circa 2000 kg al metro cubo, quindi il doppio dell'acqua. Regione Piemonte, attraverso il settore geologico e il settore sismico, interviene sulla prevenzione del rischio geologico sul territorio regionale. Qual è l'obiettivo? È quello di minimizzare le interferenze che i processi naturali creano sul territorio. Una delle attività che Regione Piemonte svolge insieme ad ARPA Piemonte sul territorio per il controllo dei fenomeni franosi è proprio l'attività di monitoraggio dei fenomeni franosi. E la Regione si è dotata di una rete che oggi conta 300 sistemi di monitoraggio, quindi collocati su altrettante frane del territorio piemontese. La rete ci permette di verificare periodicamente le condizioni, lo stato di stabilità di questi fenomeni e quindi di avere maggiori conoscenze del territorio a disposizione di tutti i soggetti. Le valanghe sono un altro dei rischi idrogeologici presenti nella nostra regione. L'effetto più noto di questo fenomeno riguarda chi pratica gli sport invernali. Potrebbero però in alcune zone del nostro territorio in montagna determinare dei problemi sulla viabilità e anche sui centri abitati. Per questo motivo nell'ambito delle previsioni meteo è previsto anche un bollettino specifico sulle valanghe. Presso il centro funzionale è anche operativa un'unità che si occupa della valutazione del pericolo valanghe. Il bollettino di pericolo valanghe viene emesso 3 volte la settimana, il lunedì, il mercoledì e il venerdì, e contiene una valutazione del grado di pericolo su una scala a 5 livelli sull'intero territorio regionale. Normalmente in sala operativa, in determinate condizioni, quelle che noi chiamiamo di moderata criticità, in una scala da 1 a 3
codice 2, ecco, per il Piemonte, noi apriamo la sala operativa H24. Quindi sostanzialmente la sala operativa diventa un punto di ascolto di segnalazioni che arrivano dal territorio e di intervento, di soccorso, di fornitura, materiali, strumenti, uomini, per operare direttamente su eventuali problemi che insorgessero sul territorio. Questa è la sala radio della sala operativa regionale e da questa sala vengono tenuti i contatti radio con tutte le sale operative provinciali e con le varie prefetture, con gli altri enti istituzionali presenti in Regione Piemonte, dotati delle radio del sistema radio regionale. Le telecomunicazioni sono uno strumento, o meglio ancora si possono vedere come servizio dedicato a tutti gli operatori di protezione civile. Si usano sistemi normali, telefono, fax, cellulare, ma è importante che ci sia anche un sistema di scorta o di backup, come diciamo noi. Quando c'è un'emergenza, chiaramente, tutto ciò che per noi è abitudine. Durante l'emergenza questo non vuol dire che funzioni, quindi noi supportiamo questa parte di servizi che viene a mancare con le comunicazioni radio. La normativa nazionale attribuisce alle regioni tutti i compiti in materia di pianificazione, prevenzione, previsione e lotta attiva agli incendi boschivi. È piuttosto recente l'unificazione in Regione Piemonte della materia protezione civile con l'antincendio boschivo. Per questa ragione il nostro settore svolge tutti i compiti che appunto attribuisce la normativa nazionale ed in particolare coordina il sistema operativo antincendi boschivi. In Piemonte si contano circa 400 incendi di media annualmente. A differenza di quello che si può pensare, nella nostra regione, come in tutto il resto dell'arco alpino, la maggiore concentrazione del fenomeno è nel tardo inverno-primavera, quindi i mesi che vanno, diciamo, da gennaio fino ad aprile. Entrando nello specifico del Corpo Volontari Antincendi Boschivi, possiamo dire che si tratta di un'associazione organizzata capillarmente su tutto il territorio piemontese, conta circa 5.000 volontari, di cui 4.000 effettivi e un migliaio di supporto, 250 squadre, e si tratta di un modello organizzativo, a quanto ci risulta, tuttora unico in Italia. Il sistema è fatto di più soggetti, ci sono sia dei soggetti istituzionali, quindi che fanno capo agli enti amministrativi, per cui comune, provincia, regione, prefettura, dipartimento, e sia delle componenti non istituzionali, in particolare il volontariato, che è la componente principe, diciamo, non istituzionale del settore del sistema di protezione civile. Tutti possono fare volontari, per fare il volontario è necessario associarsi a un'associazione, a un gruppo comunale che sul territorio sono capillarmente presenti. Sono circa 450 le associazioni di volontariato iscritte nel registro regionale e quasi altrettanti sono i gruppi comunali. La protezione civile è un sistema per gli addetti ai lavori. Invece per noi volontari è una grande famiglia. I volontari sono i nostri tesori perché hanno la passione nelle attività che fanno, derivante dalla scelta di diventare volontari e di mettersi al servizio di chi può avere delle difficoltà. Lo faccio perché ci credo. E dove posso, cercando di dividermi tra il lavoro e il volontariato, cerco di esserci in ogni occasione. Volontario può farlo chiunque. L'importante è che sappia quale impegno si sta assumendo, se ne renda conto e sia conseguente alla scelta che fa. Poi basta avvicinare una delle tante organizzazioni di volontariato e protezione civile che ci sono nella nostra regione, ci si iscrive, si frequentano i corsi di base, da lì si comincia e poi si dipana tutta l'attività e se decidi di continuare. Però io ripeto, l'importante è la consapevolezza dell'impegno che ti assumi.
oltre ad avere questo aspetto qui che è comune a tutto il resto del volontariato, però devono avere delle competenze, perché l'intervento nell'emergenza, prima di tutto per loro stessi, richiede una professionalità, perché intervenire sull'alluvione è molto diverso dall'intervenire sul terremoto o dall'intervenire sugli incendi boschivi, e sono tutti volontari che devono quindi essere in grado di diversificare il loro intervento. Beh, io di lavoro faccio il geologo, sono libero professionista e quindi la protezione civile per me è un'espressione quasi naturale del lavoro che faccio, e soprattutto è un qualcosa che mi permette di mettere a disposizione di tutti una mia esperienza professionale nei momenti di difficoltà. Della protezione civile non si esaurisce nelle attività di soccorso, previsione, prevenzione. Molto importante è l'attività di formazione che viene fatta nei confronti degli operatori, nei confronti dei cittadini, e ha l'obiettivo di creare una cultura di protezione civile. La scuola di protezione civile è importantissima, la nostra legge lo prevede, perché vuol dire fare la formazione alle componenti del sistema di protezione civile. Noi facciamo della formazione ai sindaci, il sindaco è autorità di protezione civile, ai funzionari degli enti locali che si trovano a lavorare insieme quando ci sono le grandi emergenze, ai docenti della scuola, ai cittadini. Si rivolge prioritariamente al mondo della scuola e in particolare agli insegnanti e agli allievi, cioè agli studenti, che appunto, essendo i bambini di oggi, saranno poi cittadini del domani. Quindi è molto importante sensibilizzare appunto i bambini fin da piccoli sulle tematiche della protezione civile, sui rischi ambientali, sui comportamenti corretti da tenere in caso di emergenza e di calamità naturale. Ci sono delle azioni da seguire, delle informazioni da prendere e da diffondere, e quindi è molto importante conoscersi e parlare di questo in tempo di pace. E il linguaggio comune vuol dire appunto aver imparato insieme, essersi esercitati insieme per poi affrontare quel momento cercando di, come dire, capirsi. È una comunicazione che ha una valenza formativa, cioè il cittadino deve imparare a comportarsi adeguatamente, perché il cittadino è, come abbiamo detto in altre parti, una componente del sistema e quindi deve sapere come muoversi in situazioni di emergenza. Gran parte degli incidenti capitano perché nelle giornate a rischio facciamo di tutto per continuare a vivere come in un giorno normale. In caso di piogge intense, un sottopassaggio allagato si può trasformare in una trappola mortale. Con una profondità dell'acqua oltre i 30 cm, un'automobile galleggia. Ne perdete totalmente il controllo e se il livello dell'acqua aumenta non avete scampo. Non entrate mai in un sottopassaggio allagato. In caso di allerta alluvione, evitate di sostare sui ponti. Sono i luoghi più esposti o al crollo o a un eventuale sormonto da parte dell'onda di piena. Fate molta attenzione a muovervi in zone allagate. L'acqua torbida può nascondere detriti pericolosi, oppure potreste essere inghiottiti da una voragine o cadere in un tombino aperto. Se abitate in aree inondabili, con opportuno anticipo, svuotate scantinati e alloggi al pian terreno dagli oggetti di valore, dai mobili a cui tenete, dai documenti in copia unica, in modo da poter evitare la parte peggiore dei danni. E siate sempre pronti a trovare un'alternativa di sistemazione in luogo sicuro in caso di ordine di evacuazione. In caso di fenomeni alluvionali in montagna, l'unica sicurezza è rimanere estremamente vigili e abbandonare le zone riconosciute a rischio quando vengono dati gli opportuni allarmi. Non affrontate mai un guado su un torrente in piena, potreste essere travolti con la vostra automobile.
Dedicate un po' di tempo alla preparazione di un kit sopravvivenza in caso di alluvione o terremoto. Può rendervi molto meno pesanti le prime ore dell'emergenza e in qualche caso può salvarvi la vita. Raccogliete queste importanti informazioni quando siete tranquilli nelle giornate di sole e non quando siete già in emergenza. La sicurezza si prepara giorno per giorno, non sottovalutatela, vi tornerà utile nei minuti più importanti della vostra vita.